Oggi il nuovo CDU è a Mazara per appoggiare attraverso Giorgio Randazzo il proprio progetto politico e amministrativo e di governo regionale per la Sicilia. Il cambiamento della Sicilia passa attraverso quali strumenti? Il cambiamento della Sicilia passa attraverso una presa di coscienza. Potrei fare anche un decalogo, ma credo che sarebbe anche un lavoro impervio, per alcuni versi inutile. Una presa di coscienza, un capire che bisogna cambiare passo e soprattutto affidare la gestione al consenso, alla politica, al disinteresse, molto meno alla clientela e agli arruffamenti che certamente non hanno prodotto ritorni positivi per l'isola. Qual è il progetto del nuovo CDU? Il progetto del nuovo CDU è un progetto di ricomporre la politica, riprendere una storia dove si è interrotta nel 1994, la fine dei partiti, si diceva la fine delle ideologie, e la fine delle ideologie significa la fine di ogni principio di riferimento, la fine del gusto dell'appartenenza, della propria identità. Io ritengo che bisogna ricomporre dialettiche importanti. Parleva sulla storia di un partito di cattolici che si apre alla società, ai riformisti, ai laici, per rafforzare la democrazia e la libertà. Questo paese è meno democratico e meno libero, sempre di più. Il popolo non ha spento, una voce flebile. Io ritengo che lo sviluppo deve venire fuori attraverso una grande presa di coscienza e una grande mobilitazione. Non è che io mi illuda che possa verificarsi il tutto il 5 di novembre. Con molto buonsenso e realismo dico che il 5 di novembre ci può essere qualche segnale di avvio e di cambiamento di tendenza. E l'elezione del Giorgio Randazzo sarebbe questo segnale di cambiamento di tendenza. Buonasera a tutti, bentrovati agli amici della stampa locale. Saluto la redazione Telebs di Prima Pagina Mazara, di Teleotto e di Televallo. Saluto anche l'amico Marco che sta curando la parte comunicativa di questa mia avventura. Quest'oggi ci ritroviamo qui all'interno del mio comitato elettorale per lanciare questa conferenza stampa. Insieme a Emanuele Pezzino, che è membro del Consiglio nazionale del nuovo CDU, e all'onorevole Mario Tassone, segretario nazionale del nuovo CDU. Lascio la parola direttamente a Emanuele, che avrà modo di entrare nel merito della conferenza stampa. Buonasera, buonasera. Nome mio, a nome del segretario nazionale Mario Tassone, ringrazio Giorgio per l'invito qua a Mazara. Tutta questa giornata molto intensa, molto interessante, piena di appuntamenti, come è giusto quando c'è una campagna elettorale fatta con passione, con partecipazione. Io Giorgio, dico subito che l'ho conosciuto da poco tempo, circa un annetto fa. Ma subito tra di noi si è creata una simbiosi, un'empatia e un'amicizia non indifferente che poi si è manifestata anche in un ragionamento politico. E quando sento parlare Giorgio, quando ci confrontiamo con Giorgio, ci siamo confrontati varie volte anche a Roma, devo dire che ci siamo collegati su vari punti. E in lui vedo tre caratteristiche che secondo me in un politico non possono mancare. L'onestà, l'intraprendenza e anche il coraggio. Il coraggio di un ragazzo libero, senza schemi, senza nessun tipo di condizionamenti, che scende in campo, fa politica, ci mette la faccia, come piace dire a lui, a mani libere, a chilometro zero. Un ragazzo che secondo me può rappresentare oggi quello che la Sicilia ha bisogno, cioè la presentabilità. Scusate il gioco di parole. Si è parlato da 2 mesi di nessun tema, si è parlato solo di impresentabili e io qua sono venuto a sostenere ovviamente il progetto generale del centrodestra in Sicilia, il progetto
che ha come capofila il presidente Musumeci, ma soprattutto un amico e un politico, secondo me, con caratteristiche importanti, che è Giorgio Randazzo, che è un presentabile. Parliamo di presentabili, cioè, basta con queste polemiche infinite sugli impresentabili, sappiamo il tessuto siciliano com'è. Io do ragione, ho avuto qualche visione differente e distante in questa campagna elettorale dal presidente Musumeci su alcuni punti, pur riconoscendogli onestà, capacità consumata, perché è un mio concittadino nella sua esperienza amministrativa. Però scendere sempre sul tema dell'impresentabilità quando bisogna parlare, lui ne parla per carità, dei temi veri, secondo me lascia il tempo che trova. Parliamo di presentabili. Giorgio è un ragazzo presentabile. Noi siamo qua come CDU, con lui abbiamo un rapporto stabilito anche grazie all'amico Nicola Lisma. Cerchiamo di sostenerlo per quel che possiamo, augurandogli di essere eletto e di stare dentro questo Parlamento siciliano, dove ci auguriamo ci siano più presentabili possibili e possano cambiare finalmente la storia di questa regione che noi, perché io sono siciliano come Giorgio, anche se sono della Sicilia orientale, potrebbe esserci una al centro una divisione netta, ma siamo siciliani con le nostre caratteristiche. Questa è una terra molto importante che ha bisogno di sviluppo vero e Trapani rappresenta la realtà delle grandi potenzialità che c'ha la Sicilia, perché qua c'è la storia, ci sono le risorse naturali, non manca niente, c'è anche il vento, oggi siamo accompagnati dal vento, c'è grande fermento, però manca quella capacità di sviluppo e quella grande capacità di visione che può dare a questa terra un futuro migliore. Abbiamo avuto 20 anni difficili in questo paese, io li ho vissuti da ragazzo, ora sono diventato adulto, ora penso che attraverso anche figure giovani, presentabili, giovani per carità, non rinnovamento per forza nell'età, rinnovamento anche nei contenuti, perché io ho sempre detto, da quando ho cominciato a parlare con la gente, nelle piccole conferenze stampa che ho avuto l'onore di partecipare come questa di stasera, che faccio nomi e cognomi, meglio la Montalcini quando ella fu che Fabrizio Corona, scusate, Fabrizio Corona, cioè mio coetaneo, la Montalcini 90 anni, ma meglio la Montalcini in Italia 90 anni che un quarantenne con qualche difficoltà, meglio l'onorevole Tassone che Renzi, scusate, non perché sia anziano, qualche capello bianco ce l'ha, ma è finto, insomma. Meglio l'esperienza quando c'è coniugata con la capacità e con l'onestà e mai con l'arroganza. Comunque, rimanendo nei temi siciliani, che comunque saranno volano per le nazionali indiscutibilmente, c'è bisogno di fare molto con molta tranquillità, pacatezza, nessun tipo di arroganza, che sono elementi che hanno contraddistinto la politica degli ultimi 20 anni e in Sicilia degli ultimi 10 anni, lo possiamo dire, 5 anni in particolar modo, e mai più uomini soli al comando. Abbiamo bisogno di portare in Parlamento gente come Giorgio e altri che sono liberi, mani slegate da tutti, senza interessi, possono rappresentare il loro territorio, come dice lui, a chilometro zero, perché vanno sempre in giro con la gente, probabilmente anche le 5 di notte se qualcuno lo chiama per un problema lui cercherà di mettersi a disposizione, che non gente legata alle solite consorterie che poi porteranno questa Sicilia ai risultati che noi purtroppo vediamo da più di 10 anni. Io penso di aver finito, lascio la parola a Giorgio se vuole aggiungere qualcosa. Sì, sono veramente contento quest'oggi, perché sentir parlare bene di me, di quello che stiamo facendo e quello che abbiamo tentato di costruire in questi 9 mesi da persone, da amici che vivono con distanza la mia persona, è qualcosa veramente di positivo e che ricorderò al di là del risultato elettorale fin quando la mia mente sarà lucida. Diceva bene Emanuele, ho avuto modo di dirlo poc'anzi in un precedente appuntamento. La cosa più bella del rapporto che lega me all'amico Emanuele, all'onorevole Tassone e al nuovo CDU
è stata quella che prima di altri hanno intravisto nella mia persona queste tre qualità abbinate alla spendibilità del volto e soprattutto alla mia predisposizione politica in termini di passione, che mi permette oggi di promettere e garantire, mi viene semplice, che questa città, questo territorio che ha bisogno più di altri di una rappresentanza politica onesta, per bene e disponibile, di essere a disposizione delle persone. Questo mi viene facile prometterlo, perché come ha fatto un esempio ieri il presidente Musumeci, come vedete il mio manifesto non ha alcuno slogan. Anche quello di Musumeci non ha alcuno slogan, per lui parla la sua storia, come per me parla la mia storia. Io ho dimostrato nella mia attività politica, sin da quando avevo 9 anni, che la mia passione è più grande, che l'amore per il mio territorio va oltre ogni confine e che soprattutto fare politica oggi significa non promettere. Il politico migliore rispetto ad altri lo si dimostra, lo si racconta e soprattutto c'è modo di capirlo tra la gente ed essere riconosciuto nel momento in cui sa dire la verità. Oggi saper dire la verità, dire se un problema è irrisolvibile o non è irrisolvibile, credo che sia una dote fondamentale da portare in politica. Oggi dire di essere a disposizione non per prendere in giro il cittadino, ma sapendo fare sintesi e tradurre quelle esigenze in attività legislativa, credo sia qualcosa di fondamentale in politica. E per questo oggi mi sento arricchito ancora una volta e di più dalla testimonianza data dal nuovo CDU, perché oltre alla configurazione classica di centrodestra, credo che oggi bisogna fare un netto distinguo, non mettendo gli anziani da una parte e i giovani dall'altra, non mettendo chi è di destra da una parte e chi è di sinistra dall'altra parte. Oggi bisogna scavare un solco e mettere da una parte chi non ha a cuore le sorti di questo territorio facendo i propri interessi personali e dall'altra parte mettere la gente per bene di questo territorio che crede ancora di poter creare quella luce in fondo al tunnel di speranza che i cittadini tanto inseguono nell'ultimo ventennio. Quindi questa presa di posizione del nuovo CDU credo che sia solamente un effetto naturale e positivo che arricchisce la mia persona e la mia scelta di candidarmi in questo preciso periodo storico. Abbiamo bisogno di persone che hanno voglia di spendersi e di battere i pugni nelle scrivenie che contano, ma farlo con moderazione, non la moderazione fatta dall'atteggiamento ma dall'animo. La moderazione io la vedo come qualcosa tramite il quale ci consente di sposare una causa con il cuore e portarla avanti per la sua definitiva risoluzione. Questo ci chiede la gente. La gente oggi ci chiede deputati a chilometro zero, ci chiede consiglieri comunali a chilometro zero, ci chiede sindaci a chilometro zero, nel senso che nel momento in cui si ha la fortuna di entrare nelle stanze che contano dal livello locale a quello nazionale, il politico non deve mai perdere la bussola, che in fin dei conti è il cittadino che ci consente di sedere in quei tavoli, in quelle stanze, in quei palazzi che contano e che dobbiamo riconoscere un minimo loro anche nei momenti di piena attività legislativa e politica attraverso l'ascolto. Questo ci sentiamo di garantire e credo di rappresentare tutto questo con molta semplicità e con molta umiltà, e mi sento di prendere questo impegno in maniera veramente facile per tutto quello che ho detto. A questo dobbiamo aggiungere un ripristino di determinati valori e determinati principi, i principi cristiani, democratici, cattolici, che solamente il nuovo CDU in questo periodo storico secondo me sta interpretando nella maniera giusta, rievocando vecchi principi e vecchi modelli del passato rivisitati in una modalità lungimirante per affrontare le sfide elettorali di questo futuro.
Sin dal 6 novembre uniremo tutti quanti le forze, tutte queste forze positive, tutti questi piccoli contenitori che oggi calcano la scena politica di questo territorio, per tentare di incidere il più possibile in quello che sarà il futuro governo del Paese. E anche alla luce della logica dell'alternanza che subisce questo Paese a livello politico da tempo, ci dobbiamo aspettare che con la vittoria del centrodestra in Sicilia, molto probabilmente questo avverrà anche a livello nazionale. Quindi c'è bisogno di uomini come Mario Tassone, c'è bisogno di uomini come Emanuele Pezzino, c'è bisogno di soggetti politici come il nuovo CDU, che possono solamente contribuire per il bene del Paese attraverso questi valori. Quindi sono veramente orgoglioso e onorato oggi della vostra presenza, e credo che la gente trarrà le positive considerazioni da tutto quello che stiamo facendo e dal vostro contributo, anche perché consentitemi di dire che lo rimarco sempre: a 27 anni avere in dote uomini come voi e tanti altri movimenti, caro Mario, che in queste settimane hanno avuto modo di città in città di manifestare il loro appoggio sulla mia candidatura, è veramente un grande motivo d'orgoglio. Io confido nel mio popolo, confido nei miei cittadini e sono sicuro che il rapporto tra quello che abbiamo costruito e quello che raccoglieremo in questa occasione elettorale sarà veramente alto. Grazie. Cedo la parola a Mario. Allora, io credo che sia Emanuele Pezzino e poi Giorgio Randazzo abbiano un po' tratteggiato il significato e il senso anche di questo incontro. Si affrontano sempre le campagne elettorali con grande entusiasmo. C'è sempre una parola d'ordine, no? Adesso dovrà essere diverso rispetto al passato. C'è sempre un passato che incombe, e il passato c'è, ingombrante, ha ipotecato il presente, ha bloccato, ha paralizzato in fondo il cammino di quest'isola, un po' a dispetto delle risorse, delle energie, risorse economiche, risorse materiali, energie umane, la cosa più drammatica e per alcuni versi anche irreparabile. Perciò potrei dire che questo qua è un confronto elettorale e abbiamo un candidato, via. Votatelo, fatelo votare. Amici più di prima, no? Invece stiamo tentando di fare una riflessione in più, incoraggiati proprio dalla presenza in questa lista di Giorgio Randazzo, che è un giovane che è rimasto che è giovane, perché ci sono dei giovani che sono già vecchi. E dei vecchi che cercano di aggrapparsi al presente, bloccare il fluire degli eventi, e quindi lo scorrere del tempo, e che fanno fatica a seguire quello che è il ritmo della storia, dei fatti, degli avvenimenti, come so dire aulicamente degli accadimenti. Vittorio Randazzo Giorgio Randazzo è una scommessa, ma perché Vittorio? Perché lo legava alla vittoria, ovviamente, voi avete capito che non era mi ha fatto correggere, ma non era casuale, insomma. Perché Giorgio Randazzo, non c'è dubbio che è una scommessa. Noi ci auguriamo che ce la faccia, perché ha tutte le regole. Io ho detto poco prima che la sua vittoria non è un fatto di carattere personale. Certo, c'è sempre la soddisfazione di diventare deputato regionale dopo aver fatto esperienze di consigliere comunale, ma se fosse soltanto questo aspetto ad essere assorbente, a prevalere sugli altri aspetti, sarebbe certamente un dato consistente, ma non sarebbe, ecco, fondamentale, non sarebbe importante. Noi stiamo puntando, anche come nuovo CDU, su questa candidatura, che per me ha un significato per rompere una tendenza che esiste nell'isola.
Qui ci sono tutte le condizioni per tentare di avviare un processo di cambiamento. Ce la si fa. Certo, se la regione autonomia siciliana deve seguire il ritmo che ha seguito fino ad oggi, io mi domando, è il caso mantenere ancora l'autonomia regionale della regione? A che serve? Possibile che i siciliani non si ribellano e non si sono ribellati nel passato di fronte all'ignavia di amministratori che hanno bloccato risorse, che c'è uno sperpero di risorse nei meandri delle clientele, dei favoritismi, delle tutele e delle rendite parassitarie che esistono? E noi non c'è dubbio che questa candidatura si fa carico degli interessi popolari. Questo è il dato vero. E noi siamo un partito che proviene da una storia che è la storia in fondo, per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, il populismo cattolico ha un senso, un significato, che vuole confrontarsi con le altre formazioni politiche. Le elezioni si vivono al momento, poi si chiude tutto e incominciano le liste il giorno dopo. Noi invece vogliamo che anche il giorno dopo si discute di politica. E molto di più di come si è discusso di politica in questa campagna elettorale, dove ha discusso soltanto Giorgio Randazzo e i suoi amici. Si è discusso poco di politica, si è discusso di collocamento, di posizionamento, quello che fa, quell'amico di quello, amico, sì, compare, tutte le storie siciliane che noi sappiamo. Io non è che vengo dal Trentino Alto Adige, io vengo dalla Calabria e poi ho consumato anche buone esperienze che mi hanno arricchito certamente qui in Sicilia. Che è una realtà che io adoro. Chi saranno i protagonisti del futuro? Quelli di ieri che si sono travestiti? Oppure c'è un avvio di rottura? Questo lo diciamo a tutte le formazioni politiche, ma lo dico anche alle formazioni che condividiamo l'esperienza di alleanza in questa campagna elettorale. Noi non ci siamo soltanto per fare numero o per portare voti eccetera eccetera. E perché dobbiamo portare voti gratis? Portiamo voti con il corrispondino di rivendicare un ruolo, una centralità politica. E la centralità politica è il centro, è il momento in cui si riflette, si pensa, si mette in movimento la ragione in un clima di falso illuminismo, di neo-illuminismo, dove l'incerto illuminismo lascia spazio a delle nuove religioni che sono sempre le religioni personali. Abbiamo sempre qualcuno che in tutte le parti, non soltanto una parte, ha questo amore per i figli, per i pupi, che in movimenti ha sempre questo amore per i figli. Così non si va avanti, questa è la via democrazia. Io non so se ogni tanto c'è qualche battuta che viene fuori, cioè sarebbe stato meglio che la Sicilia l'avessimo data agli americani. E questo è drammatico, questo tipo di battuta. Perché la stragrande maggioranza dei siciliani ha una sua storia, una sua coscienza, una sua cultura. Dai flussi culturali e anche dalle presenze di altri popoli hanno non impoverito ma hanno arricchito l'arte, le scienze, la matematica di questa Sicilia. Questo è un appuntamento che noi lo viviamo non come un fatto di routine. Ci sono elezioni, fra 5 anni poi vediamo chi vince. Noi stiamo rivendicando un ruolo politico e stiamo rivendicando un ruolo politico perché poi ci sia un centro, si ricompone un centro che si allea con centrodestra, gestisca la regione sul piano dei criteri e delle regole della democrazia e della libertà. Solo democrazia e libertà, voi sapete che sono due riferimenti che oggi hanno scarsa presa a livello nazionale. Abbiamo sempre detto, si è detto dappertutto, che la Sicilia è stato sempre un laboratorio per le vicende nazionali. Poi guarda, queste elezioni vengono qualche mese prima dell'appuntamento elettorale nazionale e io mi auguro che, ecco, si faccia giustizia di alcune cose, anche perché la Sicilia possa dare degli input. La Sicilia
è stato laboratorio di tante cose, qualcosa, qualcuno in positivo, ma altri anche in negativo, da tanto per dire. I fatti positivi prevalgono sui fatti negativi? Non lo so. Ci sono state certamente delle esperienze illuminanti di Presidenza della Regione, delle vittime, vittime della mafia, della criminalità organizzata. E la criminalità organizzata va combattuta realmente, non a parole. La criminalità organizzata non è soltanto quella che ne si veste con la chiara alla divisa, ma quella che si camuffa dietro e dentro le istituzioni. È una logica ovviamente di violenza questo qua. Per cui noi andiamo con tutto questo intendimento. Altrimenti anche la nostra presenza, anche qui, si dà un amico di Giorgio. Giorgio, perché puntiamo su Giorgio? Perché Giorgio lo merita. È un ragazzo pulito, è un giovane, come lo dicevo, devo ringraziare Nicola Lisma, che sta facendo un lavoro anche di raccordo, di coramento, con grande amore, con grande generosità e con grande disinteresse. Il disinteresse o l'interesse per la comunità oggi è un valore. Diceva, tu ti interessa la comunità, se uno si interessa per tutti gli altri, ti interessa in generale, e si interessa meno, allora c'è un certo ambiente, una convinzione, questo è un fesso. E allora c'è veramente un cambiamento di ritmi, un cambiamento di gerarchie, di valore. Non è possibile. Noi facciamo una campagna di su questo. Lui non è sostenuto da grandi baronie, anche perché noi avevamo pensato che le baronie erano finite, eccetera, eccetera, il marchesato o quant'altro, oppure delle proprietà. Lui è, l'ho detto, dal sentimento, dal cuore, dalla generosità e dagli amici. Io ho visto presenze convinte e questa sua candidatura non è una candidatura posticcia, tanto Non è un raccoglitore di ulive, tanto per capirci, è un raccoglitore di consensi che vuole raccoglierli oggi e vuole gestirli dopo, perché la sua presenza dovrà far entrare al Palazzo dei Normanni, all'Arsa, dovrà far entrare un pezzo di una Sicilia che crede e questo pezzo possa poi in fondo allargarsi, infettare gli altri in termini positivi ovviamente e disseminare di fatti di contributo e di dono anche tutta la realtà. La buona amministrazione, io credo che bisogna fare una ricognizione degli uffici regionali, bisogna capire quanto pesa l'apparato pubblico della burocrazia della regione. Voglio sapere se fino ad oggi c'è stato il primato della politica che si è imposto o la politica che si è imposta alla burocrazia o la burocrazia ha ucciso la politica, perché uno si è eletto dal popolo, non può essere condizionato dalla burocrazia. Chi è eletto ha il primato della democrazia, il primato del popolo rispetto a quelli che sono interessi minimali e interessi circoscritti. Il problema degli investimenti, quanti investimenti ci sono, quando partono e come arrivano, se arrivano in tanti o arrivano decurtati e di chi è la colpa, se ci sono controlli o non ci sono controlli, se all'Arsa ci sono minoranze o non ci sono minoranze, oppure poi nella gestione, siccome c'è il bene di tutti, allora vivono la maggioranza e la minoranza. Perché la minoranza poi raccoglie che cosa? Raccoglie anche qualche dono e sta quieta. Bisogna fare politica. E c'è la politica quando c'è dialettica, c'è confronto, c'è emulazione, c'è scontro. Questo è il valore, è la vita della democrazia e della politica. E se no non è politica. E amici, io ritengo che questo è il sentimento che noi portiamo avanti. Per tanto tempo si è detto che i partiti erano finiti, e abbiamo visto che c'è. Per fare questa lista abbiamo visto trasumanze da una parte ad un'altra. Gente che per candidarsi ha puntato come se fosse un casino sulla roulette. Vediamo dove va la monetina, io lì mi candido. No, lui si è candidato con una formazione, ma seguendo con la popolazione e con una linea, seguendo quello che è stato
ovviamente, e che è stato il suo credo, che è stata la sua appartenenza. Non ha avuto certamente stimoli, gente che è passata da una parte all'altra, al centro-sinistra, al centro-destra. Non ci sono i partiti male, bisogna ricomporre i partiti adesso, le forze politiche, i partiti, che non devono essere soltanto gli uomini, ma che gli uomini devono essere semplicemente un riferimento e la risulta di una scelta, di un discorso e di una dialettica, di un confronto che viene all'interno della realtà. Questo è il modo con cui noi ci presentiamo, questo è il significato della candidatura di Giorgio Randazzo. Se fosse solo Giorgio Randazzo potrei dire: è un bravo ragazzo, merita il vostro affetto e la vostra fiducia. No, invece Giorgio Randazzo, io mi rifosco ovviamente ai telespettatori, quelli che ci stanno in questo momento seguendo, e ai colleghi, ovviamente i colleghi di giornalismo che sono qui presenti. Giorgio Randazzo è un bravo ragazzo, ma non basta. No, è un bravo ragazzo che lo guida la generosità e soprattutto il suo essere e il suo porsi, meglio ancora, al servizio degli altri. L'ha dimostrato come consigliere comunale, l'ha dimostrato come consigliere comunale. E dice: ma lo farà pure come consigliere, come deputato regionale? Eh sì, perché se uno è in natura, se uno nasce qua non può essere tondo, no? Se uno ha una cultura, una sensibilità di rapporti con gli altri, del modo di vedere, un'umiltà. Guardate, statevi attenti agli abbracci di questi giorni e poi al silenzio dopo il 5 di novembre, perché poi bisogna aspettare gli stessi abbracci dopo 5 anni. E la gente con chi parla? E la gente con chi parla? Questa regione non ci appartiene. E questo lo dico ovviamente anche ai miei amici dell'alleanza di centrodestra, che supportano una candidatura con la quale noi ci siamo trovati ovviamente ad aderire, visto che il firmamento non presentava alternativa sostenibile nell'ambito del centrodestra. Ma la vera candidatura non è soltanto di un personaggio, la vera candidatura è di un'idea, di un progetto. I personaggi vincono o perdono, si riescono a interpretare quel progetto. Un personaggio sul piano personale può vincere, può essere soddisfatto, ma se quel progetto per cui è stato posto al comando di un'amministrazione o di un governo non va avanti, è perdente certamente il progetto, perde il personaggio e in questo caso purtroppo la cosa più grave, perde la Sicilia. Perciò un in bocca al lupo, caro Giorgio, come ti dicevo poco fa, un augurio, un in bocca al lupo che io faccio a te, ma egoisticamente lo faccio a me, egoisticamente lo fanno un po' questa parte di siciliani che vuole cominciare a costruire pezzo su pezzo per preparare una rivoluzione pacifica, ma soprattutto una rivoluzione morale, non a parole. Lasciamo stare gli impresentabili, si presentabili sono impresentabili, voglio capire chi l'ha presentato, queste discussioni antiche sono presentabili, chi l'ha presentato se ne assume la responsabilità, chi sapeva e ha detto e ha fatto finta di non sapere assume la responsabilità, ma dobbiamo guardare avanti e certamente, come diceva Emanuele Pezzino, al di là delle polemiche, noi oggi vindichiamo e siamo con uno che è presentabile. È presentabile non perché è, perché non l'ha scritto nell'armadio, perché è una persona per bene, e quello che conta sempre di più, insieme alle altre doti, alle altre virtù, come so dire, ha tanto cuore e tanta volontà. Senza volontà, senza cuore, senza generosità c'è spazio per l'egoismo, e con gli egoismi non si va avanti, la storia non presenterà fatti nuovi e il mondo non cammina nel verso giusto.